Allora, qui abbiamo un personaggio veramente molto seguito, ci sono 1 milione di follower, dico bene Giulia? Giulia Salemi, 1 milione di follower, ragazzi, ma come si fa ad avere 1 milione di follower? Ma non lo so, tanto impegno e soprattutto penso che la naturalezza paghi. Io mi faccio vedere me stessa a 360 gradi, la mattina struccata, la notte prima di andare a dormire, fino a tutti gli eventi anche che posso fare lavorativi. Condivido un po' tutto con la mia fanbase, che io chiamo la mia famiglia virtuale, e di base mi reputo, come dico sempre, una ragazza estremamente della porta accanto, quindi forse la naturalezza e la verità paga. Beh, però sei una bella ragazza, insomma, della porta accanto, magari uno avesse tutte cioè la ragazza questo porta... è il trucco, il vestito, beh no, vediamo, insomma, cioè, mi pare che insomma no, anzi no, non inquadriamo me, ma 1 milione, 1 milione, certo che io faccio la domanda a tutti, tutti gli ospiti di questo spazio, e chiedo: se domani mattina tu ti svegliassi e scoprissi che internet è stato bloccato così per motivi di sicurezza, quale sarebbe allora la tua reazione, visto questo tuo rapporto con il web e con il pubblico del web? Continuerei quella mia vena e sogno televisivo di diventare una conduttrice, quindi troverei la televisione come canale per comunicare con tutti quanti in una maniera magari 2.0, estremamente immediata, diretta e appunto vera. Quindi un sarebbe uno sfogo? Cioè tu fai il web per fare poi la televisione o invece la televisione solo perché il web non... No, io faccio entrambi perché di base sogno di diventare una conduttrice quindi la TV nasce come il mio sogno. Instagram è stata una, tra virgolette, cosa nata parallelamente che mi permette di comunicare in modo diretto e di veicolare i miei messaggi alle persone power che appunto mi seguono e ci scambiamo consigli, ci diamo idee, insomma è un bel dibattito, è un dare e avere, perché comunque sono anche molto interattiva, rispondo ai direct eccetera, accetto anche le costruttive, quindi diciamo che sono due cose che viaggiano in modo parallelo. Troverei un altro modo per comunicare e sicuramente portare avanti il sogno della TV. Quindi è importante il web, internet? Il web può veicolare messaggi molto positivi, quindi assolutamente penso di sì, usato con cognizione di causa, diciamo, quindi non per fare cyberbullismo, ma anzi per magari curare le persone a non arrendersi mai, ad accettarsi per i propri difetti, e io ne ho tanti, quindi è un modo per darci forza a vicenda, come dico sempre, la mia gang virtuale, girl power. Allora ragazzi, mi piace, Giulia Salemi, Il mondo senza internet è questo libro che noi abbiamo scritto. Ci siamo. Lo leggeremo. Però, e non parte come racconto, poi diventa saggio e parliamo di una serie di cose, parliamo di Google, di Facebook, parliamo di robot. Un giorno, insomma, avremo a che fare con i robot, lo sai, no? Certo, alieni, robot, tutti quanti. Ecco, quindi dovremo abituarci prima o poi, e poi con gli algoritmi. Tu hai a che fare con gli algoritmi, stando così presente. Non li studio. Il mondo senza internet. Il mondo senza internet. Leggetelo.